Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. La trasmissione di oggi è dedicata all'uso consapevole di Internet. Prendiamo spunto proprio dal fatto che questa settimana è dedicata interamente a Internet, uso, abuso. Ricordiamo che l'8 febbraio c'è stato il Safer Internet Day e il 9 febbraio la giornata mondiale dedicata all'uso positivo di Internet, con diverse iniziative organizzate a livello ministeriale. Oggi è nostra gradita ospite la psicologa, psicoterapeuta di ASPIC, Anna Degano. Buongiorno, buongiorno Anna, tutto bene? Buongiorno, Grazie. Isabella. Sì, tutto bene, Tutto grazie. bene. Allora, È abbiamo una giornata detto. importante. Sì, abbiamo detto, no, tematica molto importante, molto sentita, questa dell'uso e l'abuso di Internet. Io partirei da questa analisi che è emersa, proprio da questi dati che sono emersi in questi giorni, per capire se possono essere calati anche nella nostra realtà, regionale. Anna, mi senti? Pronto? Sì, Ecco, dicevo che partiamo da questi dati che sono stati raccolti da uno studio per quanto riguarda l'uso o l'abuso di Internet, dati che possono essere anche calati nella nostra realtà regionale. assolutamente. I dati fanno riferimento all'uso di Internet, ma soprattutto alla dipendenza che ne consegue dall'uso di Internet. Uno studio, infatti, recente, tra i giovani che vanno nella fascia dai 14 ai 21 anni, quindi si parla di adolescenza, esprime che almeno il 5% dei giovani, giovani ragazzi, sono moderatamente dipendenti da internet, mentre lo 0,8% è seriamente dipendente. Ecco, però questa dipendenza si correlano altre dipendenze, sempre appunto legate all'uso eccessivo, all'uso fatto in maniera scorretta, no, di internet. Assolutamente, è legata alla dipendenza da internet anche la dipendenza dei social network, del gioco online, piuttosto che dello shopping, lo shopping compulsivo, lo shopping online e anche purtroppo la pornografia online. Tutte queste dipendenze, Isabella, hanno a che vedere con un altro tema importantissimo, di cui di solito non si parla. Che invece è estremamente diffuso ed è sempre più diffuso nei giovani, nei ragazzi, che è la dipendenza affettiva, il grande, grande tema della dipendenza affettiva, che ha a che vedere con i legami che i bambini instaurano con i genitori, quindi hanno a che vedere con lo stile di attaccamento che il genitore anche crea nei primissimi anni di vita e riguarda anche la capacità del ragazzo di svincolarsi nel tempo dai genitori. Questa è una fase estremamente delicata e vulnerabile, dove la figura del genitore cambia, deve cambiare nel suo ruolo, ma assolutamente essere presente. I ragazzini non sono già adulti, hanno bisogno di questo accompagnamento verso la scoperta della loro identità. Qui nasce la fragilità importante dei giovani, dei ragazzi oggi, perché spesso sono soli, soli, proprio soli fisicamente, non hanno chi li accompagni in questo passaggio, che è un passaggio difficilissimo, il corpo cambia, soprattutto nella preadolescenza. E quindi si rivolgono, vanno a cercare risposte chiaramente su internet, quando non sanno a chi rivolgersi. Bravissima.
hanno bisogno anche di relazione allo stesso tempo. Consideriamo che il gruppo in questa fascia d'età ha un ruolo importantissimo, dicevo, un ruolo importante sia per il rinforzo a loro stessi rispetto, appunto, dicevo, a questo corpo che cambia, hanno un grande bisogno di riconoscimento e hanno bisogno proprio di andare verso l'autonomia. Quindi con il gruppo rischiano, si mettono in gioco, vanno alle volte verso anche situazioni pericolose. Per cui la sorveglianza, la presenza di un adulto, soprattutto dei genitori, in questa fase è importantissima. E poi speriamo di uscire anche dalla pandemia, così i ragazzi potranno riprendere a socializzare, perché anche questo, è stato un periodo particolarmente difficile per loro, perché c'è la necessità effettivamente di ritornare, no, a intessere questi rapporti sociali, a incontrarsi al di fuori della scuola, a vedersi a scuola. Adesso, speriamo, no, che la DAD, la didattica a distanza, diventi un ricordo lontano nel giro di breve tempo, no? Sì, la didattica a distanza e l'uso di internet ha anche portato la possibilità, no, di comunque svolgere le funzioni scolastiche, di mantenere i contatti, Sì. assolutamente. Come ogni innovazione non può essere esclusiva e non può assolutamente coprire e sostituire soprattutto la relazione tra pari. Come dicevo prima, la tentazione è grandissima e giustamente tu dici durante la pandemia purtroppo si è abusato dell'uso di internet. Perché dico abusato? È un termine forte questo, perché i ragazzi hanno cercato il loro piacere e anche hanno seguito un po' quella che è l'impulsività e l'emotività naturale che si vive all'interno di una relazione, l'hanno cercata, hanno cercato il contatto, la relazione, il confronto attraverso internet. Quindi non solo purtroppo a scuola e per la scuola, ma anche attraverso la messa in contatto e confronto con altri gruppi. Andare online a quell'età da soli è estremamente pericoloso. Perché dico pericoloso? Perché, e questo lo possiamo ritrovare in quelle che sono le spiegazioni date dalle neuroscienze, il ragazzino, il bambino e il ragazzino non hanno sviluppato tutte le funzioni, le funzioni anche proprio cerebrali non sono complete. È solo la maturità che riesce a sviluppare quelle che sono le funzioni cognitive che permettono al ragazzo e al giovane anche di scegliere, di ragionare, di usare quelli che sono i piani alti, immaginando una casa. Nei primi 5 anni il cervello e le funzioni cerebrali sono quelle essenziali, sono quelle basiche che servono alla sopravvivenza. Nel tempo, e quindi andando verso la preadolescenza, c'è lo sviluppo anche di tutta quella dimensione emozionale, sensoriale, legata al piacere, ma non c'è il filtro, Isabella, non c'è ancora, non sono ancora nell'età dello sviluppo cerebrale del filtro, quello che io chiamo filtro, il filtro razionale, il filtro che aiuta a scegliere, a individuare il pericolo, per cui questi ragazzini sono assolutamente adescabili, si chiama così proprio questo Sì. termine, quindi sono vulnerabili, hanno bisogno di scoprire emozioni, sono legati al piacere, alla novità e quindi sono attratti anche dalla messa in gioco di loro stessi, della scoperta, la scoperta del loro corpo, la scoperta di nuove relazioni, sono attratti dalle emozioni, questo volevo dire. E non avendo però il filtro cognitivo, rischiano di essere facilmente preda. E ti è capitato di sentire problematiche magari dai genitori? Hai raccolto, essendo appunto psicologa e psicoterapeuta e occupandoti anche di queste problematiche, ritengo che tu abbia dovuto affrontare, no, situazioni difficili con i genitori, con le famiglie. Sì, Isabella, mi viene da dire purtroppo sì. Allo stesso tempo ti dico anche per fortuna, perché i nuovi genitori sono genitori, mi viene da dire, soli, sono genitori, come dire,
Sono poveri, poveri nel senso, poveri da soli, nel senso che si devono informare anche loro. Ecco, devono fare i conti con questa giungla, che è una giungla sotterranea, una giungla nuova anche per i genitori stessi, non sempre conosciuta. Però si attivano. I genitori oggi, grazie a Dio, si attivano, chiedono aiuto e sostenere i genitori credo che sia veramente la soluzione principale. I genitori devono informarsi, devono impostare delle regole. E devono sicuramente chiedere aiuto a dei professionisti, da un lato professionisti della relazione, professionisti che aiutino ad ascoltare i ragazzi, a comprendere come mettersi in contatto con loro e in una relazione migliore, al fine di riuscire a svolgere la loro funzione, che è quella di tutela, non di impedimento alla scoperta, alla messa in gioco, ma sicuramente devono avere una funzione di controllo, di protezione e di rassicurazione. E anche affettiva in modo corretto rispetto al Quindi, ragazzo, dall'altro informarsi anche rispetto ad esperti dell'informatica, quindi proprio conoscere il funzionamento, le password, piuttosto quelli che sono i siti pericolosi, un impostare un uso sistema di regole che condiviso, sia diciamo, rapido. un approccio a internet condiviso, un uso condiviso, genitori, figli, figli, Sì, genitori. Ecco, deve esserci questo scambio. Sì, proprio all'interno del patto sta. Ti dirò una cosa, Isabella, molto importante, che in fondo, paradossalmente, in quella fascia d'età i ragazzi cercano indipendenza, si vogliono svincolare dai genitori, non vogliono imposizioni. Allo stesso tempo sentono il nostro amore, l'amore del genitore, proprio nel momento in cui il genitore si occupa di loro, nel momento in cui il genitore tutela, occupandosi, presidiando quella che è la vita del giovane. Quindi è importantissimo per il genitore non temere di svolgere questa funzione, non temere di dare delle regole, di presidiare e di confrontarsi, proprio dedicare anche il tempo a loro, anche facendo qualcosa assieme, informandosi insieme, contattando i tecnici, gli esperti insieme. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento che si tiene a Telefriuli 2 volte alla settimana, Family, Salute e Benessere. Non posso fare altro che ringraziare Anna Degano, che ricordiamo essere psicologa e psicoterapeuta. Grazie per essere stata con noi, Anna. Ringrazio i nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento a martedì prossimo, sempre alla stessa ora, martedì ore 13:15. Arrivederci. Arrivederci.